Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti. Sono ragazze e ragazzi e professoresse e professori che siete presenti. Sono molto felice che i vostri insegnanti mi abbiano invitato a copartecipare al lavoro che state producendo all'interno del progetto della Ariosto Verde. Io non insegno più da diverso tempo e quindi è un onore poter tornare in una relazione diretta con gli studenti. Spero di incuriosirvi, già sarebbe un grande risultato per me perché, vi ripeto, i temi che tratterò possono sembrarvi anche molto lontani nel tempo, eccetera, eccetera. Allora, intanto come mai mi occupo delle cose di cui mi occupo oggi? In verità voi non sapete delle cose di cui mi occupo oggi. Allora, intanto indice della lezione di oggi. Non è una lezione in verità, è un incontro. Quindi l'altra cosa che ho da dirvi, ragazzi e ragazze, mi basta un cenno, io mi fermo e spiego, approfondisco, eccetera, eccetera. Non ci sono, ieri avevamo un simpaticissimo relatore, docente di fisica, che aveva scritto sulla maglietta, non ci sono domande stupide, ed è una delle più grandi verità di chi fa il mestiere, la professione dell'insegnante. Allora, di cosa parleremo oggi? Prenderemo una, come dire, fetta di una storia lunghissima, che è la storia dei giardini. La storia del giardino, la storia dei giardini. Ah, c'è una differenza in questo, ma non stiamo qui a sottilizzare sul giardinista. Io vi presenterò quello che effettivamente è un excursus storico, in ragione di che cosa? Ragazze e ragazzi, la storia dei giardini è diventata oramai una disciplina, è una vera e propria disciplina di studio universitario. Se ne occupano un gran numero di studiosi, si va dagli architetti, si va dagli storici dell'arte, si va dagli storici della letteratura, si va sempre di più dagli archeologi. C'è una filone importantissimo di archeologia dei giardini e spero di riuscire a spiegarvelo, e tutte queste discipline si incrociano poi con quelle che sono le discipline che chiamiamo usualmente scientifiche, in particolare con quale disciplina? La botanica e la paleobotanica in particolare, con nuovi sistemi di rilievo che sono in particolare nuovi nel senso per questo settore, che sono i georadar e lo studio dall'alto sempre di più al giorno d'oggi con i droni. Quindi, lo dico per chi fosse interessato, occuparsi di storia dei giardini in questo momento storico è un tema di grandissimo interesse, anche economico e anche professionale, se qualcuno di voi ci volesse pensare. Ho detto che cercherò di svolgere un excursus storico, perché? Perché la storia dei giardini è, ragazze e ragazzi, una storia che si può dire comincia con gli albori della civiltà e va avanti ancora oggi. Ma non ho nessuna intenzione, e spero proprio di non farlo, di riempirvi di nozioni, anche perché il mio termine sarebbe, e sarei già molto soddisfatta, uno, di esservi utile, due, di esservi utile in particolare perché ci stiamo occupando, vi state occupando in Ariosto Verde del tema cosa c'era qui dove adesso c'è l'Ariosto. Credo che abbiate avuto un altro, non senza credo, so che avete avuto un altro incontro su queste tematiche, io mi aggancio lì. Con quale mentalità? Ora, io ragazzi e ragazze, i professori mi conoscono, professionalmente parlando vengo da studi storici, sono una storica del Medioevo, o forse lo sono stata, e ho incrociato nei miei studi anche la storia dell'arte, la storia delle religioni, la storia della simbologia, cioè l'iconografia e l'iconologia, e quindi incrociando queste cose vorrei proporvi almeno alcune sollecitazioni. Ripeto,
spererei che non fosse semplicemente che voi mi ascoltate, già comunque, voglio dire, sono onorata che mi vogliate ascoltare, ma ripeto, se ci sono delle interazioni, dei temi di interesse, ben volentieri. Allora, partiamo da, vi ho già dato alcuni elementi di tipo metodologico. Occuparsi di giardini significa quindi occuparsi di che cosa? Di una tematica fortemente interdisciplinare, dove si incrociano i cosiddetti manufatti, e quindi partiamo da questo. Il giardino è qualcosa di naturale o di culturale? E i manufatti, le cose fatte dagli uomini, si incrociano nel giardino con i cosiddetti ecofatti, cioè i protagonisti del giardino sono, le protagoniste dei giardini sono che cosa? Sono le piante, sono i fiori. Mi sono permessa di portarvi dei fiori tematici perché sono, non a caso, vengono dal giardino di mia madre che riuscirebbe a fare crescere piante anche su questo pavimento. Queste sono peonie, non so se le avete riconosciute, magari le avete nei vostri giardini, che sono grandi fiori imperiali, vengono dalla Cina, erano coltivate esclusivamente nei giardini degli imperatori, Cina e poi Giappone. Dietro, non so se si vede, c'è una orchidea e non tutti pensano o sanno che le orchidee non sono necessariamente piante dell'Amazzonia, no? Si vedono nei film, dopo salta fuori l'anaconda, ci sono le orchidee anche in Italia, ci sono le orchidee in montagna. E poi vi ho portato un esempio, eccolo qua, di grande rosa, è una Mayland, Mayland è uno dei grandi creatori di rose in Europa, perché i fiori sono continuamente trasformati ovviamente tramite la genetica e sono dei prodotti, diciamo così, tipicamente umani. Quindi il giardino come interazione di discipline, quindi come argomento pluridisciplinare, anzi no, interdisciplinare, il giardino come luogo di incontro fra manufatti ed ecofatti, il giardino come oggetto storico. Cosa vuol dire? Che come tutti i fatti storici si muove su due binari, continuità, originalità. Cosa significa? Elementi che vanno avanti nei secoli, sempre uguali, e elementi di forte innovazione. Permettetemi, ragazzi e ragazze, di precisare gli spazi dentro i quali ci muoveremo. Non è per niente, come dire, detto che sia chiaro, e quindi io spero di non offendere le vostre conoscenze storiche. Volevo solo precisare, perché magari sentirete dei popoli che avete studiato quest'anno, gli anni passati, e non ed era soltanto per chiarire la collocazione geografica. Allora, vi parlerò solo di alcuni territori, quindi voglio essere molto franca sui limiti della mia esposizione. La mia esposizione riguarda il mondo medio orientale, eccolo qua, scusatemi, il mondo medio orientale, quest'area, bene? Allora, partiamo sempre da noi. Noi siamo qui, questa è la penisola italica, ok? Allora, parlerò di questi territori e mi sentirete parlare di Mesopotamia, di Assiria, mi sentirete parlare anche di Persia, qui c'è la Media, ma qui c'è la Persia. A un certo punto vi parlerò anche di un grande impero, l'impero Sassanide, e poi ci sposteremo sempre di più verso il Mediterraneo. Bene, ho detto che vorrei esservi utile, quindi con questo intento, allora, lo spazio geografico di cui ci occuperemo, lo ripeto, dalla Persia a tutto il Medio e Vicino Oriente e al Mediterraneo.
Mediterraneo, ovviamente comprendendo questo che vedete è l'impero romano, lo avete riconosciuto nella sua massima espansione, impero romano e poi caduta dell'impero romano, medioevo e quindi poi le nuove realtà, cioè paesi come la Francia, la Germania, eccetera, eccetera. Ma ripeto, per essere sperare di esservi utile il più possibile, adesso vorrei entrare qua. La riconoscete? Sì? Riconoscete questo posto? Prego. Nessuno di voi riconosce questo posto? È Ferrara. È Ferrara. Niente paura, eh? È Ferrara. Allora, questa è la pianta ed alzato di Ferrara, realizzata da un incisore del Settecento che si chiamava Andrea Bolzoni. Per chi si occupa di storia di Ferrara, questo è un documento fondamentale. Bolzoni, che ripeto ragazzi, vive nel Settecento, tenta in questa incisione, pianta e alzato, e adesso poi cerchiamo di capire che perché si chiama, tenta di ricostruire Ferrara quando? In quel fatidico anno, 1598, in cui Ferrara passa dal dominio degli Estensi, quindi non è più la capitale del Ducato, gli Estensi si devono trasferire a Modena e a Reggio perché non hanno più un discendente legittimo e il pontefice Clemente VIII Aldobrandini cosa fa? Incamera Ferrara, tutto il territorio di Ferrara. Bene, questo incisore nostalgicamente cerca di riprodurre l'immagine della città, diciamo, all'arrivo del pontefice. E adesso vorrei provare insieme con voi a girare dentro Ferrara. Allora, vediamo un po'. Da dove partireste per orientarvi a Ferrara? Dal castello? Dal castello. E allora, lo riconoscete? Eccolo qua, state vedendo? Questo è il castello, benissimo. Poco lontano cosa riconoscete? Il Duomo, benissimo. E la piazza di San Crispino, che adesso è la zona di Trento Trieste, benissimo. Ok, allora, noi siamo qui dal castello, e quindi significa che qua incrociamo quale strada? Giovecca, la Giovecca, scrive Bolzoni. Per cui, se ci portiamo da qui in giù, dove stiamo andando? Com'è? Questa strada così larga? Ercole primo d'Este. Ercole primo d'Este. E adesso ci facciamo un viaggetto in Ercole primo d'Este, che non si chiamava Ercole primo d'Este, ma si chiamava la Via degli Angeli. Poi capiremo perché si chiama così, eh. Oh benissimo. Siamo in Ercole primo d'Este. Ho sentito che qualcuno desiderava farsi un giro a Piazza Riostea. Facciamo un giro a Piazza Riostea? Eccola qua, che ovviamente non si chiama Piazza Riostea, si chiama Piazza Nova, questo grande slargo che in cima a questa colonna ha oggi chi? Ariosto, ma all'epoca non ha proprio per niente Ariosto, ha Clemente VIII Aldobrandini, il pontefice. Allora, torniamo indietro, siamo in Piazza Riostea e ci stiamo portando. Vado bene se vado in qua? Ok. Questo che palazzo è?
Prosperi Sacrati. Questo è Palazzo Prosperi Sacrati e se riesco, Questa che vedete, c'è qualcuno che la riconosce? Com'è? È la questura, è l'enorme, colossale palazzo Bevilacqua che non è stato mai finito, e da questa parte invece vi conoscete che cosa? L'università, è la sede di geologia, è Palazzo Pio, Pio di Savoia. I Pio erano una famiglia nobiliare che aveva ottenuto dai Savoia di portare il doppio cognome. Poi, questo cos'è? Ovviamente diamanti. Benissimo. Allora, avete già riconosciuto i nostri luoghi, li chiamo nostri, questo è Palazzo Prosperi Sacrati e, come potete vedere, i Prosperi Sacrati, in verità del castello, la professoressa Mantovani credo che vi abbia spiegato, no? Palazzo del Castello Prosperi Sacrati, che cosa posseggono? Posseggono questo intero, questa intera area, eccola qui, ve la faccio vedere, va bene? Eccola qua. E qui, ragazzi e ragazze, perché ci stiamo fermando? Perché qua voi vedete già qualcosa che è di nostro diretto interesse. Quello che vedete qui è il palazzo e questo è il giardino. Il giardino. Vorrei per favore, se anche lo avete già visto, che focalizzaste questa immagine. Proviamo noi a focalizzarla insieme. Allora, ha un primo grande elemento, anzi no, ditemeli voi questi elementi. Cosa le caratterizza? È geometrico perché ha una forma quadrata, no? E non basta che sia quadrato, ma addirittura dentro ha altri quadrati. Che vengono realizzati in che modo? Come si fa a farli vedere? Tramite? Delle aiuole? Siete sicuri che siano le aiuole che definiscono? Queste sono le aiuole. Cosa sono questi? Dei percorsi, dei vialetti. Dei vialetti che hanno poi, come potete vedere, un centro. Quindi è un sistema geometricamente parlando di che tipo? Come si incontrano questi vialetti? Perpendicolare. Quindi, quadrati dentro un quadrato con vialetti rigorosamente perpendicolari. Poi, aperto al pubblico? Quale altro elemento lo caratterizza? La recinzione. Quindi avete già identificato alcuni dei temi della conversazione di oggi. Teniamoci in mente che cosa? Forme geometriche, tendenza a vialetti, viali, percorsi perpendicolari e recinzione. E cominciamo ad introdurre le parole, perché ragazzi quando si fa scienza, qualsiasi tipo di argomento ha un suo lessico. E la parola che introduciamo è la parola GARD. GARD che viene dall'antico tedesco, gotico, insomma, dall'antico tedesco, da cui viene GARD. Quale parola vi viene subito in mente? Cosa vi viene in mente? Garden. Se parliamo tedesco, Garten. Se parliamo francese, Jardin, che è la stessa parola. Jardin. Se parliamo spagnolo,
Cardini, è scritto uguale ragazzi, è scritto uguale. Ma il fatto è che dalla parola guard dovrebbe venirvi in mente un altro termine. Guardia. Guardia. Ah, e la parola guardare, inteso come un luogo che è chiuso, recintato e che quindi è protetto, potremmo dire è guardato in questo senso. Questo termine, che poi è diventato il termine dominante, arte del giardino, è un termine germanico. Quindi quando arriva? In Mesopotamia? Quindi? Dopo le invasioni barbariche. Dopo le invasioni barbariche. Sentiamo un secolo? Che brava. Una collocazione temporale? Farmi pensare, farmi di... Allora, abbiamo che cosa? Delle scommesse? Terzo secolo? Dal, semmai, terzo secolo, se volete, fino al... Fino al quinto? Un po' più larghi, i poveri longobardi, no, da qualche parte dovremo, quel periodo lì. Quindi, è il periodo delle invasioni cosiddette barbariche, voi sapete che non si chiamano più invasioni barbariche, sono i grandi movimenti dei popoli germanici, ma il dato importante è che arriva questa parola, guard, che ripeto, non c'è in latino, solo nel Medioevo, nel latino medievale entrerà la parola giardinum, che ovviamente è che cosa? Una latinizzazione ricalcata sul termine germanico. Ok, però ragazzi e ragazze, e tutto questo cos'è? Questa strana resa così, cosa sono secondo voi? Orti. Come? Degli orti. Orti. E qua troviamo un altro elemento chiave del discorso di oggi. Il nesso fra giardino e orto. Attenzione però, perché in latino ortus, per chi lo studia, per chi non lo studia, si scrive con l'H. Ortus. Attenzione, perché in latino ortus significa due cose. L'orto, dove coltivo per mangiare, per la produzione alimentare, benissimo, e il giardino, come lo intendiamo noi. Ci siamo? Allora, abbiamo già introdotto due parole chiave. Giardino, con l'idea di che cosa? Lo ripeto, un luogo protetto, chiuso, che qui, attenzione, vedete con delle caratteristiche geometriche. Lasciamo che tutto questo rimanga un'ipotesi. Poi però i prosperi sacrati hanno un'enorme proprietà completamente coperta da che cosa? Da orti. Orti. Oh, dove siamo noi? Noi siamo sugli orti. Tutto quello che vedete qui, tutto quello che vedete qui è il parco dell'Ariosto, perché non è più soltanto un giardino, ma è anche un parco. Ah, un'altra precisazione, ragazzi. Dovrei dedicare, questo potrebbe diventare un corso, dice, oddio, io no, vado elettro. Ma attenzione, io vi parlerò di piante in generale. So che ieri siete stati al Parco Massari, avrei bisogno di una specifica lezione dedicata agli alberi, farò solo dei cenni. Vorrei che però facessimo un altro giro per Ferrara,
ci spostassimo, se ci spostiamo verso, allora scusate, eccoci qua, riconoscete questo palazzo? Ah beh, scusatemi, questa via che via è? Aria Nuova. Questo che palazzo è? Non mi interessa il nome, riconoscete, lo fate tutti i giorni se venite di là. Come? Giurisprudenza, dipartimento di giurisprudenza. Guardate cosa riconoscete? Dietro c'è il giardino, come notate, che stile ha? Che forma ha? Vedete? Ancora una volta, tutto recintato, quindi da fuori non si vede, attenzione a questo tema, è conclusus, ok? È conclusus, è chiuso. E ancora una volta cosa riconoscete? Chiamiamola così, così è comodo. Una forte geometrizzazione. E però cosa succede? Che appena fuori dal nostro giardino troviamo orti, orti a, come dire, ad estensione. Adesso ci portiamo su. Ci portiamo su e qui, ragazzi, entriamo in un mondo che non esiste più. Attenzione, anche questo è un tema su cui tornerò. I giardini di cui parliamo sono quasi tutti scomparsi. Quindi che esistano ancora giardini antichi, medievali, rinascimentali, e poi potrei andare a vedere, e ovviamente sempre più vicino, ma i più antichi non esistono più. Chissà se qualcuno di voi si sta rendendo conto di dove stiamo. Oh, molto bene, siamo proprio lì, ci stiamo spostando verso l'area occupata dal liceo Roiti. E questa, ah sì sì ragazzi, nessuno mi convincerà mai a chiamarlo Roiti. Dovete scusarmi, io sono una vecchia signora di un tempo andato e quindi per me è Roiti e Roiti. Allora, poi dopo possiamo aprire tutte le piattive filologiche che vogliamo. Allora, torniamo a noi. Questa che vedete è una, coraggio, è una chiesa gigantesca, non esiste più ed era la chiesa di Santa Maria degli Angeli, lì c'erano le tombe degli stessi. Attenzione che gli stessi non erano tutti sepolti come si dice sempre al Corpus Domini, erano sepolti in San Francesco ed erano sepolti qua, Santa Maria degli Angeli. Ecco perché la strada si chiamava la Via degli Angeli, perché si andava lì. Tutto questo non esiste più, come non esiste più ciò che il nostro autore definisce, lo leggete? Si riesce a leggere qui? Orto di Belfiore. Orto di Belfiore, perché questo territorio dove ci troviamo, che vi sto facendo vedere, che è ovviamente la punta nord-est della nostra, vostra città, va bene, è ciò che rimane di qualcosa che, ragazzi e ragazze, destava lo stupore di tutto il mondo durante il 400. La delizia di Belfiore. E qua abbiamo imparato un'altra parola, delizia, che è una tipica parola che viene usata qui a Ferrara. Attenzione, è solo a Ferrara. Cosa sono le delizie? Sono i palazzi di città, ma anche i palazzi di campagna, ville suburbane, si chiamano così, quindi ville urbane e ville suburbane, che servivano agli stessi per divertirsi alla grande. Allora, questo edificio alla fine del 500 non esiste più, e infatti Bolzoni cosa lascia? Solo degli orti.
tanti. E adesso, come sapete, ci sono dei vostri compagni che partecipano al progetto di scavo per, appunto, ritrovare il tracciato di Belfiore. Ma, e adesso ho quasi finito, spero di non annoiarvi troppo, se noi giriamo per la città, dove stiamo andando se vado in questa direzione? Se vado verso via Guarina, com'è? Zona GAD, Aria Nuova, Zona GAD, guardate che cos'è, è tutto un insieme di orti a, come dire, a perdita d'occhio. Ma facciamo un'altra cosa, un altro giretto e andiamo a sud. Andiamo a sud e qua troviamo questo impressionante edificio che ha una forma pentagonale. Siamo sicuri? Esagonale. Ragazzi, era come succedeva con i miei studenti. Appena uno dice pentagonale, sicuri? No, esagonale, cioè è un pentagono. È un pentagono, mettiamoci tranquilli. Trattasi di pentagono. Allora, che cos'è questa? Non esiste più se non nei nomi delle strade. Questa è la gigantesca, brutale, passatemi l'immagine, fortezza che Clemente VIII e poi il pontefice successivo Borghese, Paolo V Borghese, completa. E lì che cosa c'era? Lì c'era un luogo spettacolare. C'era un'isola, perché voi sapete che il Po passava ancora, no? A sud di Ferrara. Ah, dove passava? A sud di Ferrara. Oh! Guarda come, you are so smart! Allora, dove passava il Po? Dove c'è adesso una grande strada che si chiama via Carlo Mai Ripa Grande. Perché si chiama Ripa Grande? Perché stavano sulla riva del Po. Allora, torniamo a noi. In questa zona c'era un'isoletta che si chiamava del Belvedere. Bel riguardo, bel vedere, bel fiore. Notate questi nomi, sono tutti i nomi delle delizie. Le delizie ce ne sono ancora, sparse per il territorio. Da Nesola, dal castello di Nesola, al palazzo comunale di Copparo, era una delizia. Per arrivare a Voghera, insomma, c'erano e esistono ancora. Ah, in città quali sono le due famose delizie che esistono ancora? Palazzo Paradiso, sentite questo nome, Palazzo Paradiso, dove c'è? Un luogo sconosciuto, un luogo dove ci si può perdere, un luogo pericoloso, la biblioteca Ariostea, di cui siete assidui frequentatori. E qui Palazzo Paradiso e Palazzo Schifanoia e l'altro è Schifanoia. Bellissimo. Allora, qua c'era un'isola con un'enorme, meravigliosa, straordinaria delizia, talmente bella, ragazzi e ragazze, che ne parlavano in tutta Europa. E quando i sovrani passavano per Ferrara, andavano a visitare quest'isola meravigliosa. Cosa fa il Papa Clemente VIII quando arriva? Fa due cose. Raccoglie quanto più può dei dipinti degli stensi e li spedisce dove? Roma. E distrugge l'isola del Belvedere.
con tutto il suo patrimonio. E che cosa ci piazza? Una bella fortezza, con al centro la statua del pontefice che poi sarà Paolo V Borghese. Ce l'ho con il Papa e così via, ragazzi, non ce l'ho con nessuno perché in storia le cose succedono, finito lì. Ma questa cosa non esiste più, bene? Non esiste più, è stata distrutta dai ferraresi quando una prima volta nel 1848, durante la rivoluzione, e poi chiaramente con il risorgimento finale, cioè 60-61. Viene completamente annientata e lì cosa si costruiscono? Si cominciano a costruire i grandi viali che vi portano appunto nella zona ovest, perdonatemi, di Ferrara, dove c'è la stazione dei treni, eccetera, eccetera, eccetera. Ah, guardate che il resto di questa statua c'è ancora. Se ci andate, c'è un moncone che uno dice: che cos'è questo affare? È appunto il ritratto di Paolo V Borghese. Ah, per capirci di chi stiamo parlando, ragazzi, Paolo V Borghese è il pontefice che fa finire la facciata di San Pietro. Il suo nome è iscritto Paulus Quintus Borghesius sulla facciata e suo nipote è il famoso cardinale Borghese di Villa Borghese, che io spero andiate, andrete, avrete, avete già visitato. Allora, finiamo, vi faccio fare un giro a destra e poi abbiamo smesso. Siamo a destra della città e che cosa osservate? Ah, visto che la vostra compagna ci ha citato Schifanoia, proviamo ad andare a vedere Schifanoia? Eccola qua. Eccola qua, Schifanoia. Notate che già non ci sono più. Non lo riconoscete? Cosa sono questi? Orti o giardini? Orti. Orti. Perché oramai era dismessa. E vi porto lungo i baluardi. C'è qualcuno di voi che ha fatto la Dantalighieri? Chi ha fatto la Dantalighieri? Benissimo. Quella che vedete qui è la chiesa e il complesso dove stava, scusatemi, il complesso di Sant'Andrea, degli Agostiniani, e questa è l'odierna Dante Alighieri. Come notate, più ci avviciniamo alle mura, ah, cosa c'è scritto qui? Siamo nella zona della Montagnola, quindi questi qua che cosa saranno in questa zona? Ci sono lì? Altra delizia, i bagni ducali, i bagni ducali. Ah, perché si chiamano così? Perché erano delle terme costruite alla maniera dei romani. Come notate, vicino alle mura, che cosa ci sono? Alberi, orti. E continuate ad avere sempre questo modello. Allora, chiudiamo questo aspetto. Queste classi si stanno occupando dentro il progetto Ariosto Verde di fare una riflessione, siete voi, di fare una riflessione sul senso di questo spazio. Bene? Dove stiamo noi oggi? Allora, possiamo dire che cosa? Che una città del pieno rinascimento, questa è Ferrara alla fine del Cinquecento. Ah, ragazzi, lo ripeto, fine del Cinquecento con l'aggiunta della fortezza. Quindi è 500-600. Cosa si nota? Che le città, perché se fate un giro a Ferrara, ma andate a Firenze, ma andate a Vicenza, andate a Treviso, andate a Milano, sono tutte caratterizzate da che cosa? Sono tutte costruite? No, sono caratterizzate da una continua alternanza fra, perfetto, fra manufatti ed ecofatti. Abbiamo cioè zone densamente costruite, ma
Attenti anche qui, è una caratteristica della nostra città, ragazzi, guardate che è una delle cose che affascinano di più i turisti che arrivano a Ferrara. Ah, e anche gli studiosi che studiano a Ferrara. Anche quando sembra piena solo di costruzioni, cosa c'è sul retro delle costruzioni? Un giardino. Quindi è un'alternanza continua di spazi lasciati, diciamo, alla natura. Ma su questo intendiamoci. È una natura spontanea? Assolutamente no. Di naturale, se lo intendete come spontaneo, non c'è proprio niente. E ci sono tre tipi di spazi. Allora, primo, avete visto che se guardate il tracciato delle mura, vicino alle mura ci sono delle zone sempre più vaste, meno costruite, con alberi e orti. Perché? Parlo direttamente vicino alle mura, perché era pericoloso? Esattamente. Allora, tutta la fascia attorno alle mura, come notate, è più libera. Per ragioni di che cosa? Di difesa. Di difesa, ragazzi. Se ci fosse stata un'invasione, Ferrara non è mai stata invasa dopo queste mura, che cosa sarebbe successo? Quello che succede sempre, ragazzi. Le prime zone che vengono occupate vengono distrutte e quindi c'è una fascia che poi si chiamerà, ma tanti secoli dopo e non nelle città, terra di nessuno. Questa cosa la studierete quando farete la prima guerra mondiale, la terra di nessuno. Ma lì è una ragione, come ha detto il vostro compagno, di difesa. Lì meno gente ci abita, meglio è. Perché se ci sono dei posti da distruggere, ah, chi è che li distrugge? I soldati della città bruciano, creano una terra di nessuno e quindi bisogna sloggiarli. Quindi abbiamo una zona verde libera da costruzioni, o quasi, per carità, libera da costruzioni per ragioni di difesa. Poi abbiamo, e l'avete detto voi, orti, il che significa che è una natura di tipo come? Se serve per dargli da mangiare? Di sussistenza. Di sussistenza, attenzione ragazzi, che in economia di sussistenza è una parola grossa, eh? Se però vi piace, è la strada giusta. Sono orti. Ah, non stiamo qui a... Adesso introduco un'altra parola che mi serve. È una natura edonistica o utilitaristica? Utilitaristica. Utilitaristica. Mi serve. In una logica di che tipo? Autoproduzione e... Autoproduzione, giovani, l'economia è il fondamento del mondo. Autoproduco e... Autoconsumo. Quando poi vi si viene a creare un, come si chiama in economia, il di più? Supplemento. Supplemento? Come si dice in economia? No, sovrapproduzione. Un, come si chiama in economia? Se lo dite come è scritto, si chiama surplus. Surplus. Va bene, surplus, surplus, quello che volete voi. E allora ecco che quegli orti mi servono per autoconsumo e, se ho ovviamente un di più, mi servono per entrare nel mercato, no? Nel mercato. Adesso abbiamo il terzo passaggio. I giardini. Perché ci sono? Ah, servono? Servono? Nel senso che io coltivo? No. Servono?
no? No, sì. Allora, oh, com'è che qualcuno ha detto? Servono? Dipende. Era un modo per dimostrare la propria, il proprio benessere economico, anche il fatto di potersi permettere un giardino con magari piante esotiche, cose del genere, quindi era certo una cosa da fare. Allora, erano un modo per dimostrare il mio, posso usare questa espressione, status sociale, la mia condizione sociale? Allora, quando vi fanno delle domande come quelle che vi sto facendo io, la risposta è dipende. Cosa vuol dire servono? Se servire è coraggio, non servono. Per vivere non servono, ma evidentemente a qualcosa servono. Ah, qualcuno di voi ha un giardino? In casa propria? Benissimo. Chi se ne occupa? Voi? Voi? Poi? Il giardiniere? Chi si occupa dei vostri giardini? I nonni? Le mamme? No? Niente mamme? I nonni? Voi? Benissimo. Bene, allora, occuparsi di un giardino, è, come dire, poco costoso o costoso? Costoso. E allora qui abbiamo una incredibile, che cosa? Contraddizione di tipo, coraggio, economico. Un'incredibile contraddizione economica. Perché se l'economia è basata sull'utile e sulla produzione di redditi e guadagni, i giardini che ancora noi abbiamo sono assolutamente inutili. Stiamo parlando di economia. Dispendiosi, controproducenti. Stiamo parlando di economia. Sono assolutamente, no, antieconomici. No? E allora ecco un'altra domanda. Come mai gli uomini costruiscono e spendono tanto, tanto? Perché se voi andate in un vivaio, ragazze e ragazzi, a comprarvi, che ne so, l'alberello, la pianticella, eccetera, eccetera, e poi dedicate che cosa? Acqua, concime, tempo, vuol dire che sono dispendiosi economicamente. Bene, dovete metterci delle risorse materiali per ottenere che cosa? Un bel giardino. Ed ecco qua che ci stiamo spostando su un altro versante. Bel giardino. Ci stiamo spostando sul piano della bellezza, come si dice in filosofia? Estetica. Vedete che non deve sempre stare zitto? Come gli è stato consigliato? Allora, ora andiamo qua. Oh. Allora, quando nascono i giardini, dove sono nati i giardini? Allora, ragazzi e ragazze, abbiamo già messo insieme una serie di concetti di grande rilievo, di grande importanza. Abbiamo imparato alcune parole, che sono giardino e orto, che è il termine latino. Abbiamo visto che c'è una differenza tra un orto e un giardino, e abbiamo un problema, il problema di un grande dispendio economico per non ottenere niente di utile,
ma un grande dispendio economico, non fosse altro per quello che abbiamo constatato noi, se qualcuno di voi si occupa di giardinaggio. Bene, abbiamo quindi un problema. Perché sono nati i giardini? Perché ci sono? E allora cominciamo a parlare di questioni culturali e vi riprendo quel tema che la ragazza, la vostra compagna, perdonatemi, io non riconosco, va bene, ha introdotto. Io mi costruisco un giardino perché avere un giardino ha un valore di status sociale, la diciamo così in generale. Allora, precisazione, io mi servo di testi, ragazzi, in termini culturali, quindi adesso useremo la Bibbia, Bibbia Antico Testamento, poi userò il Vangelo, poi se ce la faccio una piccola citazione del Corano. Io faccio queste citazioni in termini culturali, per me questi sono dei documenti storici, quindi quello che poi dopo rappresentano per ciascuno di voi in termini di fede o non fede, ovviamente questi sono affari vostri in cui io non entro. Allora, questo che vedete è il testo biblico. E il testo biblico dice che cosa? Dice che a un certo punto, questa ragazzi è Genesi, il primo capitolo, è Dio, in principio Dio creò il cielo e la terra, eccetera, eccetera. Al versetto 11 Dio disse... La terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che facciano sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la sua specie. E così avvenne. Sì, la terra produce germogli, erbe che producono seme, ciascuno secondo la propria specie, alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. E Dio vide che è una cosa buona. E finisce e dice, e fu sera e fu mattina, terzo giorno. Quindi ragazzi, secondo la tradizione ebraica, le piante, tutte le piante, i semi, i fiori, nascono il terzo giorno. Terzo giorno. Prima Dio crea l'asciutto, dice il testo ebraico, poi nasce quella che chiamiamo natura. Qual è la caratteristica di queste piante? Che producono il seme, che producono i frutti. Lo fanno in che modo? Come? Secondo la propria specie, ma come lo fanno? Autonomamente. Ottimo. Allora, autonomamente. Dio li crea e poi loro cosa fanno? Fanno da sé. Nel senso che nascono, crescono, danno semi, danno frutti e non c'è... Chi è che manca? L'uomo. Non c'è nessun intervento umano. Adesso andiamo al secondo Genesi. Eccoci qua. E nel secondo capitolo di Genesi Dio ha finito il suo lavoro e guardate, versetto 7, si riesce a leggere? Non so se si riesce a leggere. Dice, allora
Signore Dio, ah, attenzione ragazzi, che Signore Dio è la traduzione di due parole. La parola Dio, che in ebraico non si può pronunciare, noi diciamo Yahweh, ma per gli ebrei è impronunciabile, cioè ci sono solo le consonanti e non si può vocalizzare. E il Signore qui è Elohim, quindi è come se dicesse sempre Yahweh Elohim. Allora, dice, plasma l'uomo, con cosa lo fa? Con la polvere del suolo e soffia nelle sue narici un alito di vita. Si dice, ragazzi, che lo insuffla e l'uomo diventa un essere vivente. Quindi è l'aria, il principio vivente. Poi cosa c'è scritto? Subito dopo, appena ha creato l'uomo, e sì che ha già fatto tutto, cosa fa? Il Signore piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Quindi la prima cosa che Dio fa per l'uomo è dargli un giardino. Allora ragazzi, la parola è Gan. Gan, in ebraico, E quindi un giardino in Eden diventa Gan Eden. Abbiamo fatto cadere Gan ed è rimasto Eden. Voi pensate ad esempio a quanta forza ha questa parola nella pubblicità turistica. Luoghi, questo è un Eden. E uno si immagina, non lo so, l'isola, le palme, ecco. Ma il termine completo è Gan Eden. Allora, cosa c'è in quel giardino? In quel giardino, attenzione, dov'è il giardino? Ad Oriente. E ci mette alberi graditi alla vista e buoni da mangiare. A voi le considerazioni. Buoni da mangiare, ma prima graditi alla vista. Cosa prevale? L'estetica. Poi buoni da mangiare. Che cos'è? L'utilità. Ma la prima cosa che caratterizza il Gan Eden, il giardino in Eden, ragazzi, non Eden è una determinazione geografica, non sappiamo a che cosa si riferisca, è un posto in Oriente. Gan Eden, ma l'elemento chiave è l'elemento estetico. Poi in questo giardino Dio dice, Genesi dice, dentro quel giardino c'erano due alberi, uno della vita in mezzo al giardino e l'altro è l'albero della conoscenza del bene e del male. E come sapete, andiamo a descriverlo, guardiamolo bene. Attenzione, al centro del giardino c'è un albero. Quindi questo giardino ha già una caratteristica che avete già trovato all'inizio di questa conversazione. Se ha un centro, fa pensare all'idea, fa pensare ragazzi, che abbia un principio geometrico che sta alla sua base. E poi c'è un altro albero, quasi decentrato, diremmo noi, perché se quello della vita è al centro, l'altro è per forza decentrato. E c'è un
fiume da Eden. Eden è la località, la regione. E cosa fa questo fiume? Serve ad irrigare il giardino. E qui troviamo un altro dei nessi capitali della storia del giardino. Giardino significa presenza di acqua. Presenza di acqua. Ah, tenete conto che nasce nel vicino Oriente. Nel vicino Oriente. Allora, questa acqua si divide in quattro fiumi che si chiamano Pison, Gicon, Tigri e Eufrate. Allora, i primi due sono termini mitici, ma gli altri due ci hanno già detto dove siamo. Siamo in Mesopotamia, cioè agli albori della civiltà nostra. Nostra, ragazzi, nostra. E quindi lì ci sono un centro e quattro fiumi. Cosa si sta disegnando? Un quadrato. Quei quadrati che avete visto all'inizio nel giardino di Prosperi Sacrati. Un centro. E cosa possiamo pensare? Dei fiumi che spartiscono questo giardino. La storia poi è nota. Cosa succede? Succede che Dio dice: puoi mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma non puoi mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male, perché ne moriresti. Arriva la creazione della donna dalla costola. Ah, ragazzi, attenzione, che questa è la versione più moderna della Bibbia, ma la prima versione non ha niente a che fare con la storia della costola. La prima versione, la più antica versione della Bibbia, dice: uomo e donna li creò, senza nessuna idea di derivazione. E comunque, andiamo avanti. Il serpente. Il serpente, che è la più astuta delle bestie. Ah, chi l'ha creato? Dio, attenzione ragazzi, che il serpente mica è spuntato da sé, è una creatura di Dio. Che cosa dice? Parla con Eva e gli dice che cosa? Guarda che non è mica vero che se mangiate il frutto morirete, è che voi se mangerete il frutto saprete conoscere il bene e il male come Dio. Quindi ragazzi, attenzione, perché oramai io vi devo portare alla fine. Il giardino è un luogo, siamo d'accordo che è un luogo estetico del bello. Al bello è legato che cosa? Le cose belle sono collegate a che cosa? Al piacere. Allora, è un luogo estetico, è un luogo edonistico. Edonistico. A che punto siete in filosofia? Aristotele. Come? Siete scettici già? E avete già fatto Epicuro? Sì. Perfetto. Quindi se vi dico edonistico, edonistico. Allora è un luogo. Scusate. È un luogo estetico. È bello da vedere. Sapete che in greco aesthesis significa appunto le cose del sensi. Poi è un luogo del piacere. Ci siamo? Ma se c'è un albero della conoscenza del bene o del male, vuol dire che è anche un luogo legato a che cosa? All'utile? Conoscenza del bene.
non pratica del bene. State facendo Aristotele? Allora, se è un luogo dove si conosce il bene dal male, è collegato a che cosa? Alla sapienza. È un luogo sapienziale. Quindi ragazzi, nei giardini che verranno costruiti nei secoli, perché devo andare rapidamente a scavalcare diverse cose, voi troverete sempre questa triade. Un giardino greco. Ah, dove aveva costruito la sua accademia Platone? Ai piedi di un Platone. Dove aveva costruito la sua accademia Platone? In un giardino dove c'era un luogo dedicato ad un eroe, va bene? Accademo. Quindi nasce dove? In un giardino. E il liceo di Aristotele? Ma anche lì un luogo dove si onorava un poeta, liceo, e quindi in un giardino. Dove teneva le sue lezioni Epicuro? Nel famoso Kepos, il giardino. Quindi come vedete, fin dalle origini, e poi per i Romani è la stessa cosa, e poi per il Medioevo è la stessa cosa, e poi per il Rinascimento è la stessa cosa, voi trovate questa triade: estetica, piacere, edonè, si direbbe in greco, eh? Edonè, perché sapete, edonismo da sempre quella, come dire, quella, ecco, sarebbe meglio usare sempre il termine greco, edonè, il piacere, e terzo passaggio, la sapienza, sofia, la sapienza. Questo perfetto lo trovate sempre, congiunto insieme. Cosa fa Eva? Si mangia la mela e poi le dà l'ananas. E adesso un passaggio. Ottavo versetto, terzo libro della Genesi, sei sempre lì, eh? Poi udirono il Signore Dio. Guardate cosa fa Dio. Cosa fa? Passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. Quindi siamo di fronte ad un'immagine che ha, ragazzi, una, io non so la vostra sensibilità, se penserete alle cose che vi sto dicendo, se non vi interessa siete liberi, ma pensate ad un testo che dice che Dio passeggia in un giardino. E la cosa clamorosa è che Adamo ed Eva, versetto 10, loro si nascondono, c'è Dio che passeggia alla brezza del giorno nel suo giardino. Che stagione vi immaginate? Primavera. Altro tema tipico. Il giardino edenico è sempre in primavera, cioè è sempre fiorito, sempre fiorito. E cosa dicono? Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Rispose, è Adamo che risponde: ho udito il tuo passo nel giardino. Pensate bene, c'è un Dio che passeggia e gli si sentono i passi. Quindi rispetto all'immagine del divino incorporeo, bene, qui c'è un Dio che se la passeggia nel suo giardino. Ah,
ad Adamo ha detto custodisci il mio giardino, quindi che compito gli ha dato? Custodisci il mio giardino, quindi il primo lavoro di Adamo è stato fare il giardiniere. Fare il giardiniere. E cosa succede? Ovviamente succede la cacciata. Ma la cacciata avviene in questo modo. Con delle parole, ragazzi, incredibili. Versetto 22. Il Signore Dio disse allora: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi per la conoscenza del bene e del male. Quindi, se adesso conosce il bene e il male, cosa deve fare Dio per rimanere Dio? Vietargli di mangiare? Quanti alberi c'erano? Due. E al centro c'era l'albero della vita. Quindi gli deve impedire di mangiare il frutto dell'albero della vita, perché altrimenti l'uomo diventerebbe? Attenzione, non Dio. Diventerebbe? E? Eterno. Eterno. E allora scacciò l'uomo dal giardino dell'Eden. E i cherubini, che sono, ragazzi, i grandi angeli con tre coppie di ali, che stanno attorno al trono di Dio, custodiscono il giardino con una spada folgorante perché gli uomini non attingano all'albero della vita. Quindi voi comprendete bene che fin dalle origini siamo nel mondo del vicino oriente, siamo, ragazzi, a 3.000, 2.000, va bene, anni prima della venuta di Gesù, che chiaramente io cito perché si tratta della scansione cronologica occidentale, il giardino è già carico di tutti questi elementi. Ora, introduco un'altra parola. E questa parola è una parola persiana. Allora, facciamo, al di là di questo, un sunto. Allora, dove sono nati i giardini? Ah, ragazzi, i giardini esistono in tutte le civiltà umane, sia ben chiaro. Noi stiamo facendo un'operazione tipica, se voi volete, europocentrica. In questa lezione io non posso toccare assolutamente tutto il tema del giardino orientale, che è un mondo straordinario. I giardini cinesi, i giardini giapponesi zen sono un mondo, e quindi avrebbero bisogno di uno specifico approfondimento. Ma nascono in Mesopotamia, ci sono dei giardini che tutti voi avete almeno sentito nominare una volta. I mitici giardini pensili di Babilonia. Bene, i giardini pensili di Babilonia. Cos'è un giardino pensile? Chi lo sa? Com'è? Terrazzato. Questo è esattamente il termine giusto. Venivano costruiti dei gradoni artificiali. Ah, che erano simili ai templi, voi sapete che i templi sumeri sono a gradoni, no? Beh, come le prime piramidi egizie, la piramide di Saqqara è a gradoni, poi sono state lisciate. Allora, venivano costruiti questi giardini appunto con dei terrazzamenti artificiali, quindi portando che cosa? Portando enormi masse di terra, su cui poi, sulle terrazze, va bene, venivano portate, si imbitumavano, per evitare, cos'è il bitume, ragazzi? Sapete che è una forma di idrocarburo, ed è, come dire, è una sostanza che vale tipo come la pece, cioè rende impermeabili.
Quindi terrassavano, rendevano impermeabili e poi cominciavano a piantare queste piante meravigliose. Perché le rendevano impermeabili? Per riuscire poi dopo a far fare che cosa? A irrigare, quindi facevano passare dei canali, va bene, e quindi in questo modo facevano crescere questi giardini. Allora ragazzi, a quanto pare i giardini persi di Babilonia non sono mai esistiti. No. Allora, l'archeologia che cosa ha constatato? Io vi dico la situazione attuale degli studi, poi se ci saranno delle scoperte vedrete. Allora ragazzi, i giardini pensili di Babilonia vengono descritti dagli storici greci, molto più tardi, secoli più tardi. Non c'è nessuna evidenza archeologica dei giardini. Gli scavi che sono stati condotti a Babilonia, non so se ve lo ricordate, l'impero babilonese ha due fasi, primo babilonese e secondo babilonese, ma insomma non si sono mai trovati tracce dei giardini. Probabilmente c'è una confusione storica, perché invece le tracce dei giardini pensili sono state trovate ad Assur, cioè in Assiria, e quindi sono un'invenzione degli Assiri, in particolare nella capitale Ninive. E abbiamo dei rilievi, io ce l'ho, ma oramai è troppo tardi, che mostrano effettivamente un grande sovrano assiro, va bene, che si chiamava Assurbanipal, che appunto troneggia sul suo giardino. E si vedono i canali di irrigazione. Allora, dicevo, quindi, questi paesi che sono caratterizzati da un terreno per lo più arido e montagnoso sono alle origini del giardino. Non è paradossale? Non lo trovate paradossale? Che in luoghi dove c'è poca acqua si faccia uno sforzo così gigantesco per creare uno spazio che non è utile, ma invece, come ha detto la vostra compagna, si crea, ragazzi, fin da subito il nesso potere politico, potere religioso e giardino. Quindi i grandi sovrani assiri, babilonesi, persiani e poi Alessandro Magno e poi gli imperatori romani e poi chiaramente andando avanti gli imperatori del Medioevo, i nobili del Medioevo e del Rinascimento vedono nel giardino quel segno dello status, del prestigio. In ragione di che cosa, ragazzi? Proprio perché, lo ripetiamo ancora una volta, non sono utili. Se intendiamo che si mangia, certo che se ci sono degli alberi da frutto si mangia anche il frutto, ma non hanno una diretta utilità, non hanno una valenza economica, hanno però una valenza simbolica potentissima, al punto tale da dirigere verso la creazione di questi giardini delle risorse economiche gigantesche. Tenete conto, ragazzi, che i giardini di Ninive pescavano acqua dal Tigri e dall'Eufrate attraverso un sistema di viti senza fine, quelle che poi insomma verranno teorizzate dai greci, per portare acqua continuamente ai giardini. Quindi, ripeto, hanno una valenza simbolica, religiosa, politica straordinaria. Ultimo passaggio. Allora, in Persia siamo, spero che ricordiate la mappa dell'inizio, insomma, in Persia siamo quindi Mesopotamia più a nord. Quando si crea l'impero persiano, collochiamolo nel tempo, stiamo parlando del
sì, sesto, quarto secolo avanti Cristo. Voi sapete che i persiani sono stati sconfitti, sbaragliati da Alessandro Magno, che assorbe l'impero dei persiani. Bene, in Persia, nelle grandi città imperiali persiane, a cominciare da Ciro il Grande, vengono edificati dei giardini. Sono collegati ai palazzi imperiali e hanno questo nome. Questo ve lo devo dettare, nel senso che se non se lo vuole scrivere, se lo scrive. Allora, in antico iranico il loro nome è Pairi Daeza. Pairi Daeza. Pairi significa intorno e Daez accumulare, in senso di accumulare terra per costruire che cosa? Intorno. L'abbiamo visto? Recinzione. Quindi è uno spazio dove viene riportata della terra, ma subito riemerge quello che abbiamo visto in Prosperi Sacrati. I giardini sono sempre recintati. Recintati. E questo termine, Pairi Daeza, viene usato anche dai greci, che lo traslitterano e lo fanno diventare Paradeisos. Quindi, Pairi Daeza in persiano. Lo traslitterano, ovviamente sulla base del suono, come succede sempre, ragazzi, è una storia tipica di tutte le lingue, va bene? Ecco, facciamo un esempio classico. Canguro, il famoso nome, il nome dell'animale, uno pensa, gli inglesi arrivano in Australia e chiedono agli aborigeni come si chiama quella cosa lì, e gli aborigeni, che non capiscono qual è la richiesta, dicono caburo, significa con ogni probabilità non capisco, ed ecco che nasce il nome. Quindi da Pairi Daeza, questo suono, quando i greci entrano in contatto con i persiani, vi ricordate l'evento? Cioè le guerre persiane, benissimo. Entrano in contatto e questo nome che sentono lo traducono in Paradeisos. E cosa succede? Che quando la Bibbia viene tradotta in greco, si chiama traduzione dei 70, viene ad Alessandria d'Egitto, i saggi ebrei che stanno traducendo in greco la Bibbia, la parola Gan Eden, ve la ricordate? Quella che abbiamo visto prima? Come la traducono? La traducono con Paradeisos. E nasce quindi la parola poi latina, prego. Paradeisos, Paradisus. E quindi paradiso. Allora, che cos'è un giardino? Un giardino è il paradiso. Questa trasmigrazione concettuale, linguistica, che avviene appunto attraverso i secoli, poi avrà un'accoglienza, come dire, entusiastica nella cultura cristiana. E adesso vediamo se la vostra cultura cristiana è buona. Allora, uno, qual è il paradiso che conoscete? Cultura, ragazzi, non fede, pratica religiosa, non vi sto chiedendo. C'è un paradiso del cristianesimo? Sì, esattamente. Chi lo ha promesso? Facciamo Gesù, eh? Facciamo Gesù. Oh ragazzi, guardate che questo concetto non è mica uguale nel mondo ebraico, eh?
Nel mondo ebraico ci sono tutte altre espressioni per questo concetto, però diciamo, noi abbiamo una promessa del paradiso. Cosa dice Gesù prima di morire al ladrone buono? Oggi tu sarai con me in paradiso. Quindi esiste un luogo dove vivere come? Come? Per sempre come? Beatamente. In cosa coincide la beatitudine per un cristiano? Nel mangiare le mele, le pere del paradiso terrestre? Nel vedere continuamente Dio. Paradiso per i cristiani. Poi però c'è un altro paradiso nella dottrina cristiana. Nella dottrina cristiana. Quale? Il paradiso terrestre, che coincide con l'Eden, il paradiso terrestre. Chi ne ha dato una descrizione straordinaria è il nostro più grande poeta, Dante. Dante, quando arriva... Dove sta il paradiso terrestre? A Gerusalemme? No. Prego? In cima al purgatorio. E quando il prossimo anno, voi siete tutte terze? Tutti terzi. Quando il prossimo anno leggerete il purgatorio, la descrizione che Dante dà del purgatorio, io spero che qualcuno di voi se la ricorderà, perché guarda caso che cosa c'è? Ci sono gli alberi, c'è la brezza e ci sono i fiumi che lo dividono. Due fiumi, Lete e Eunoe. Ma la struttura che Dante recupera da tutta la tradizione che avete sentito in questo, viene da quel mondo lì. Quindi dalla cultura ebraico-giudaica, dalla cultura mesopotamica, che poi passa attraverso il cristianesimo. Ma c'è un episodio con il quale vi lascio, anzi ce ne sono due. Adesso passiamo al Vangelo. C'è un rapporto fra Gesù e un qualche giardino? Non ho capito. L'orto degli ulivi. L'orto degli ulivi. E guardate ragazzi che qui abbiamo un'inversione potente, perché chi di voi sa che cosa succede a Gesù nell'orto degli ulivi? Viene arrestato, ma prima... Viene tradito, ma prima... Allora, ci vada solo nell'orto degli ulivi? Con Pietro? Eh no. Con i suoi tre più fidati apostoli. E cosa dice con loro? Cosa dice a loro? No? Di? Aspettatemi. E lui, durante quel momento, cosa fa? Prega e fa un'altra cosa. Come? Ah, ragazzi. La tragedia della mancanza del catechismo. Allora ragazzi e ragazze, Gesù in quel giardino che avevamo definito come luogo di piacere, luogo di bellezza, luogo di sapienza, là Gesù agonizza e dice una cosa al Padre suo: Padre, se puoi, allontana da me questo calice. Cioè che cosa? Non mi far morire. Quindi il giardino in quell'episodio subisce un assoluto ribaltamento. Non è più il luogo dell'estetica, non è più il luogo dell'edonè, ma è il
il luogo della scoperta del bene e del male. E non è un caso che una volta risorto Gesù si presenti come? C'è qualcuno che sa raccontarmi che cosa succede quando ci si accorge che Gesù è risorto? Sono le donne che vedono il sepolcro. Tipo no, ci sono le donne che vedono il sepolcro aperto. Vedono il sepolcro aperto. A dirlo ai... agli apostoli. Però ce n'è una che rimane lì. Ce n'è una che rimane lì, l'amica più fedele di Gesù. Maria Maddalena. Maria Maddalena, eh? E dove si trovano? In un giardino, perché la tomba che è stata scavata per Giuseppe d'Arimatea e che Giuseppe d'Arimatea ha prestato a Gesù perché Gesù era senza beni, si trovava dove? In un giardino funerario, perché nel mondo antico esistevano anche i giardini funerari. E lei vede una persona e lo scambia per, siamo in un giardino, c'è un signore, lo scambia per un giardiniere. Quindi collegate voi, nell'Eden l'unico lavoro, virgolettato, compito, non è un lavoro, compito che Dio aveva dato ad Adamo era di fare il giardiniere. Questo compito Adamo lo ha conservato o lo ha perduto? Lo ha perduto a causa del peccato. La morte e risurrezione del Cristo permettono all'uomo di rifare il giardino, cioè di ritornare all'Eden, il vero Eden, perché Gesù stesso si è fatto giardiniere, ha preso su di sé quell'antico compito e ha, come dire, chiuso il cerchio che si era aperto con l'abbandono del paradiso. Ecco perché, ragazzi, c'è un libro di uno storico importante che è stato ospite qua, anche qui al liceo, si chiama Franco Cardini, e questo libro si intitola... si intitola Nostalgia del Paradiso. Quindi costruire giardini per gli uomini è una sorta di nostalgia del paradiso. Attenzione, attenzione. Questa è un'interpretazione che viene da quale fede? Cristiana. Quindi potremmo essere totalmente lontani da questa logica, totalmente lontani, ma rimane nella nostra volontà di costruire giardini che cosa? Una nostalgia di un rapporto fra, come le abbiamo chiamate all'inizio? Fra manufatti ed ecofatti, che siano un rapporto armonico, armonioso. Quindi, ragazzi, nel giardino del Rinascimento, che posso illustrare, in verità ve l'ho già illustrato, nel giardino del Rinascimento Ferrara è all'avanguardia insieme a Firenze, nel giardino del Rinascimento, ma in verità già nel giardino del 300, avete fatto la poesia provenzale? Benissimo. Avete fatto i romanzi cavallereschi? Perfetto. Dove si svolgono queste vicende? In boschi fatati e giardini d'amore, pieni di rose e, guarda caso, tutti recintati. Come si chiama questo con un termine latino? Chi lo dice? Molto bene. È il locus amenus, cioè un luogo
talmente bello di riconciliazione. Ah, attenzione ragazzi, un luogo assolutamente artificiale, perché abbiamo perso che cosa? La capacità di curare, ed è molto buona come interpretazione, e abbiamo perso che cosa? Come nascevano gli alberi, nelle piante in Genesi? Autonomamente. Quindi fare giardinaggio, anche quando avete il vostro piccolo giardino, come dicono alcuni grandi storici del giardinaggio, anche la cassettina del davanzale, quel prendersi cura, no? Tirare via la fogliolina secca, dar da bere, è l'antico, è come una marca originaria di tipo etno-antropologico rispetto appunto a quella idea di un equilibrio uomo-natura, che però è diventato completamente un prodotto culturale, artificiale. Talmente tanto artificiale, ragazze e ragazze, che se continuerete ad occuparvi di queste cose nei giardini rinascimentali, in verità già nel Medioevo, ma poi rinascimento, barocco, qua avete in mente un giardino grandioso di cui abbiate sentito parlare? Versailles, il simbolo stesso del giardino. Ma qui abbiamo la professoressa che per le sue origini documenta un altro spettacolare giardino, la Reggia di Caserta. Bene, in questi giardini, ma fin dal Medioevo, ci sono addirittura gli automi, cioè sistemi meccanici nascosti dentro statue. Se vi dico statue di verdi, a voi cosa viene in mente? Statue verdi, fatti di verde. Tipo? Molto bene. Come si chiama questa? Opus topiarium, cioè topiarius. È l'ars topiaria, quella appunto di tagliare i bossi a forza. Ah, qualcuno di voi ha visto un vecchissimo film, cos'era? Edward Mani di Forbice? Esattamente, quell'arte lì. Ok, allora, dentro le statue, dentro queste sorte di sculture verdi, vengono inseriti dei meccanismi per cui ad esempio, a sorpresa, spruzzano acqua, fanno dei giochi d'acqua, e tutto questo poi lo vedrete in un giardino simbolo italiano, perché siamo noi italiani, perdonatemi, ad aver inventato queste cose, è il cosiddetto giardino all'italiana. Bene, quindi quello che c'era qui ovviamente non era un giardino grandioso come quello che vi sto raccontando, ma i giardini degli estensi, ragazzi, erano di questa portata, con gli scherzi, i giochi d'acqua, le raccolte di statue e un altro luogo dove divertirsi, perché ci si perde e ci si ritrova, i labirinti. I labirinti che sono generalmente tagliati con le piante di bosso, perché il bosso ha una particolare plasticità, nel senso che ricresce particolarmente, e quindi si concentrerà su questo spazio, bene, tutto questo immaginario. Finisco con due citazioni letterarie. Allora, un grande giardiniere è stato Petrarca. Se andate ad Arqua Petrarca, che è poco lontano, va bene, voi sapete che Petrarca è vissuto in due luoghi, allora, Avignone, Vaucluse, chiare, fresche, dolci acque. Stiamo parlando non solo del fiume, ma del fatto che lui utilizzava le acque di quel fiume per il suo giardino e per il suo orto. Poi, ad Arqua Petrarca, costruisce un giardino. Avete già fatto boccaccio? Dove sono i ragazzi? In una villa, in un
giardino, in una villa di campagna, in un giardino. Mentre fuori infuria il male, loro cosa si costruiscono? Un luogo chiuso, un locus amenus, un paradisus, un giardino guardato dove tenere fuori il male e appunto divertirsi. Quindi torna fortissimo che cosa? Quale elemento? L'elemento del piacere, ma allo stesso tempo novellando diventa anche un luogo della sapienza. E aggiungiamoci un'altra cosa, della morale, perché le novelle insegnano. Questo è un elemento tipicamente cristiano che poi trasmigra nell'umanesimo e nel rinascimento, insegnare attraverso il giardino. E il prossimo anno studierete due giardini strepitosi in letteratura. Allora, i giardini che stanno nell'Orlando Furioso, meravigliosi, e poi il giardino della perdita, perché è la perdita del piacere assoluto che fa dimenticare alle persone i propri doveri, e questo giardino sarà il giardino di Armida, la maga Armida, nella Gerusalemme liberata di Torquato Tasso. Grazie per la vostra attenzione.